Sono finalmente tornate le regate di primavera di Portofino, le immagini che vi stiamo trasmettendo sono in diretta in questo momento nello splendido Porticciolo, in questa stupenda località che tutto il mondo ci invidia e che sarà protagonista da oggi a lunedì di quattro giorni di spettacolo in mare con le regate di primavera di primavera di Portofino organizzate dallo Yacht Club Italiano. Buonasera al segretario generale dello Yacht Club Italiano, Nicolò Caffarena, con noi in studio. Buonasera a tutti, Ciao buonasera tutti. Buonasera, ben trovato. Una grande occasione questa di ritornare in mare. Eh, il vento non mancherà, eh, avete le cerate qualora dovesse piovere, Ovviamente. nessun problema? sempre. Cerata, chiunque va in mare deve avere sempre estate e inverno. Le previsioni sono, dal punto di vista... Il velista eccellente, abbiamo aria, un po' d'onda quindi le condizioni ci sono. Il sole, temo, sarà forse il grande atteso, ma mai dire mai. Mai dire mai, siamo a fine eh... aprile, le cose possono cambiare molto rapidamente, magari anche eh, squarci di sole potrebbero arricchire lo spettacolo di questa eh, splendida regata. Siamo pronti a collegarci con il nostro studio di Portofino, lì c'è la nostra Silvia Misturini assieme ad un grandissimo della vela. Silvia, buonasera. Buonasera Matteo, buonasera Nicolò. Ebbene sì, le imbarcazioni sono arrivate nella marina di Portofino, in quella di Santa Margherita Ligure. Quindi si dà ufficialmente il via alla stagione delle regate con le regate di primavera da domani a lunedì quattro giorni di entusiasmanti regate. Noi saremo pronti. Io sono qui con Mauro Pelaschier, giusto per raccontarvi un pochino della sua vita un bronzo onore ai giochi del Mediterraneo nel 1971 e nel 1975 e ancora timoniere di oro. oro, assolutamente sì, timoniere di azzurra la prima barca italiana dell'Americans Cup e poi ancora medaglia al valore atletico nel 1983 e questo è soltanto un'introduzione perché la vita da velista comunque c'era anche nel sangue, nel DNA a partire da tuo nonno, tuo padre, tuo zio Inizio con una tua citazione riportata da tua figlia in un articolo, Margherita Pelaschier, che scrive, prendendo le tue parole, per un figlio il padre è sempre un mito, il mio mi indicava anche una strada da seguire nella vita. Sì, buonasera a tutti, è vero, eh, lui era un mito perché era un campione, eh, mio zio altrettanto, in più io vengo da una famiglia di eh, mastridascia, quindi allora la, la tecnologia era quella del legno il mastro Dasha mi costruiva la barca, cioè prima mio, mio, mio nonno e poi mio zio mm. e, e io da piccolissimo frequentavo la sua palegnamaria per eh, già modificare la barca a mia immagine e, e, e per il mio fisico, no? quindi il, eh, sono stato facilitato tutto sommato, anche perché la, avendo due campioni davanti e eh, uno che ti faceva le barche, e in più mio papà mi faceva anche le vele, quindi insomma era... La famiglia eh, dedita alla, mh, alla, allo sport della vela in assoluto, no? Quindi non solo la parte atletica e, e tecnica, ma dall'altra parte anche quella costruttiva facilitato però poi una persona la bravura la deve avere quindi nel tuo sangue e scorre il mare? Eh, quello per fortuna ho avuto il talento eh, in regalo <ride> e, e io l'ho sfruttato. Devo dire che, che da piccolissimo ho cominciato a navigare allora. Non c'erano tanti istruttori, c'erano i maestri e io avevo dei maestri speciali. A sei anni mio padre mi ha messo sulla sua barca, al ritorno da un allenamento mi disse vai e io andai e da allora non, non mi sono più fermato. Qual è invece il tuo rapporto con Portofino? Ci troviamo in questo bellissimo borgo? Beh, qui io da, da, diciamo, con i fin cioè tutta la mia parte olimpica, eh, non ho frequentato molto Portofino. Ma subito dopo, quando ho cominciato con le barche d'altura, eh, in particolare con Rossella V dell'armatore Riccardo Bonadeo, abbiamo fatto tantissimi. Eh, allora si chiamava Trofeo Zegna, e ed era la seconda regata dell'anno dopo Alassio, dove eh, praticamente si provavano le barche nuove per accedere alla selezione eh, per l'Admirals Cup eh, negli anni dispari e per la Sardinia Cup negli anni pari. Quindi era, era una cosa molto, ma molto importante perché le, tutte le barche nuove venivano messe in mare e portate qui per eh, provare il, se erano competitive o comunque eh, modificarle in funzione appunto di qualche errore pro, non progettuale, ma insomma eh, non finalizzato molto alla, alla, soprattutto al rating. No? parliamo sempre comunque di barche diverse che hanno un, uh, un rating che vuol dire un numero e che concorrono con altri numeri. E poi eh, spesso non è detto che chi arriva davanti vince, ma eh, ovviamente bisogna fare il meglio rispetto al progetto che hai in mano. Quindi insomma è complesso ma molto molto divertente. Per raccontare il rapporto dell'uomo con il mare, vado a riprendere ancora le parole di tua figlia Margherita, anche lei velista e quindi che porta avanti la tradizione di famiglia, e eh, leggo un pezzo tratto da un suo diario di bordo. L'oceano, con i suoi temporali notturni, le sue bonacce, sta temperando il nostro carattere. Nel suo linguaggio silenzioso, ci sta insegnando molte cose. La solidarietà tra di noi nel venirsi incontro quando un altro non ce la fa. La pazienza. Bisogna accettare ciò che viene anche se si vorrebbe con correre quando si è in Bonaccia o avere il mare piatto in burrasca. Che cosa accade su una barca a vela durante una regata? Ma in questo caso si, si riferiva a una nostra traversata atlantica dove abbiamo avuto delle Bonacce eh, sì, forti e abbiamo dovuto comunque muoverci in qualche modo per, per agganciare poi l'Eliseo la, la, che ci, ci, ci portò dall'altra parte a, 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 ad Antigua. Eh, però sì è, è la filosofia dell'andare del per mare cioè eh, è, è vero che spesso c'è un comandante che ha eh, più esperienze di tutti gli altri ma deve anche capire immediatamente il livello tecnico del suo equipaggio e cercare di sfruttare adeguatamente ogni situazione in modo tale da, da rendere possibile qualsiasi manovra e eh, qualsiasi evento straordinario cioè, le, il, il difficile di, di un, per uno skipper è quello di eh, riuscire a coordinare persone che hanno una, un livello tecnico diverso. Qual è il tuo rapporto col mare, con il vento? Che cosa rappresentano per te? Eh, la mia vita eh, rappresentano eh, anche divertimento. Tutto sommato, perché non, non è che faccio solo competizioni, è eh, sempre di più. Amo andare per mare per il gusto di, di navigare, di molare gli ormeggi e essere libero di andare dove mi pare, eh, oppure in crociera con, con gli amici, quindi c'è tanto da fare in mare, non è solo la competizione. E mi, mi sento forse meno a mio agio a terra che in mare, eh, anche se il mare a volte è pericoloso, ma diciamo che, che, che lì devi, devi reagire, devi affrontare quello che viene e cercare di risolvere i problemi. E questo ovviamente è soltanto l'inizio di una chiacchierata, una conversazione che andrà avanti in questi giorni, lo ricordiamo, saremo in diretta per seguire le regate che partiranno alle 11, la diretta dalle 10.45, ci sarà modo quindi di approfondire anche parte di aneddoti, storie della tua vita. Matteo, Nicolò, ritorno da voi. Eh sì, anche perché naturalmente ci sarà la sua vita, Nicolò, ma ci sarà anche il suo commento sui ragazzi che saranno in gara in questi quattro giorni. Intanto cominciamo dal punto di vista tecnico. Che regata ci aspetta a Portofino? Cosa dobbiamo aspettarci? Beh, le previsioni, come hai detto, prevedono dell'aria, eh, domenica anche abbastanza, abbastanza sostenuta, quindi in mare dovrebbero essere de de delle gran giornate di, di vela. Poi sul commento tecnico meglio di Mauro che tanto saluto ciao vecchio che per tutti noi un pochino più giovani è un mito Mauro volevo un attimo aprire una parentesi Silvia sì, l'ha descritto molto bene Mauro è da vedere quando imbarca con, con i ragazzi perché eh, è veramente maestro di vita sia sia nella vela eh, ma anche proprio nella vita riesce a trasmettere veramente dei messaggi in una maniera in una maniera unica e non si può non Intanto ammirarlo per quello che ha fatto e per quello che fa. Eh, non si può non voler bene per l'uomo che è. Questa è una roba. Eh, Beh, avremo modo unica. di conoscerlo sì. meglio. Eh, facciamo una domanda tecnica. Allora, Mauro. Che cosa ti aspetti da, eh, questa, da queste regate, da queste giornate? Ci sono eh, tante barche. Ovviamente noi, come facciamo sempre da giornalisti, ci concentriamo, per esempio, sulla più lunga, sulla più importante dal punto di vista delle dimensioni tra le barche che sono. In regata, cioè la Southern Wind Morgana, ci sono tanti Milius, Morgana anche devo dire come equipaggio eh, a bordo. Un altro no? mito Torben Graal. E eh, allora dire... cosa facciamo? Gliela tiriamo, Mauro? Sono loro gli stra ultra favoriti di questa regata? <ride> oppure possiamo aspettarci delle sorprese? Come del resto, spesso è capitato eh, in regata. Guarda, bisogna aspettarsi qualsiasi cosa, nel senso che intanto è la prima regata della, della stagione, quindi gli equipaggi non sono rodati, le barche non sono appunto completamente, quindi ogni giorno riusciranno a imparare e, e, e quello che la barca desidera e vuole per andare più veloce possibile e, 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 e l'equipaggio si coordinerà sempre di più. Eh, eh, ho letto, guarda, le, prima di venire qui, ho letto le i partecipanti e ci sono dei, dei, dei nomi meravigliosi eh, nel, nella lista degli equipaggi e, e come ha detto eh, sì, Torben Grail è il più grande, cinque medaglie olimpiche, eh, pochi sono come lui, ecco, e quindi eh, non dico che sarà il, 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 eh, il vincitore già prima di scendere in mare, ma eh, comunque ha un equipaggio tra l'altro di grandi campioni a bordo. quindi eh, è uno dei de, de, de quasi de da seguire senza dubbio, ma poi c'è anche Tommaso Chieffi insomma ci sono Andrea Casala, ci sono Paolo Cian. Eh, insomma ci sono dei de nomi meravigliosi che, che hanno partecipato alla Coppa America piuttosto che a, a, a tantissime regate internazionali. Portofino eh, non è un, un posto facile, eh, è, è veramente eh, difficile navigare qui, eh, con poco vento lo sappiamo tutti ma anche con vento, cioè qui quando entra l'onda è, è veramente difficile gestire la barca e quindi voglio dire è, bisogna un po' ehm, essere pratici ecco, le, e poi il, il vento ovviamente con questa punta che esce da, dal golfo eh, viene deviato in qualche modo e, e quindi bisogna conoscere anche le particolarità di questo golfo per ottenere il massimo risultato. E ovviamente le, il senso delle regate a, a rating è quello di compiere il percorso più velocemente possibile rispetto alla tua barca, cioè i WPP che, che noi conosciamo quando costruiamo una barca sono le velocità eh, da raggiungere nelle varie andature. Eh, ecco, qui tu devi andare sempre al massimo, poi farai i conti. Eh, quindi, il, se, no, se due barche non sono uguali, ovviamente. Nelle barche uguali basta vincere e battere l'avversario anche di un secondo ed è finita lì. Ma eh, con queste barche, più complesse, ovviamente va, eh, va raggiunta la massima velocità. Oltre... Ovvio ci sono anche gli altri che magari non ti fanno fare quello che vorresti, no? quindi si mettono davanti o, o comunque ti fanno deviare la rotta perché ti coprono il vento, ecco che allora eh, non vai più al massimo delle tue possibilità e allora si, si, tutto si mette in gioco. Eh, allora Nicolò, eh, facciamo anche qualche altra spiegazione come dire, preliminare che ci permetterà poi domani di seguire meglio le regate. Ci sono due classi, i racers e i cruise racers, cioè sarebbero le barche eh, da competizione quella da crociera è più o meno questa la divisione diciamo che anche per i non, non tecnici anche a occhio si, si riconosceranno poi domani delle barche diciamo, più sì, tirate o delle barche un pochino <ride> più da, da, da crociera il bello della vela che permette poi con, con i rating come spiegava Mauro di, di competere tutti insieme però è palese che sono le barche palesemente costruite quasi solo per la regata o in maniera... Assolutamente più La questione del rating l'abbiamo già conosciuta negli Esattamente, anni scorsi, chi vincerà la gara dal punto di vista di tempo reale non necessariamente avrà vinto è davvero. È Il primo che taglia la linea di arrivo, la, il primo che taglia il traguardo sia poi quello che vedremo prima in classifica perché una barca più piccola che ha corso al meglio delle sue possibilità, dei numeri che ha la VPP, che magari è arrivata a settima o ottava, eh, poi alla fine del calcoli si trova a essere nella classifica prima. Uh, Hai un'idea di chi sarà avvantaggiato? Perché eh, il sistema no. di rating è così complicato che dopo un po' di anni ho rinunciato a voler esattamente capire come funziona. assolutamente... Però non sempre la barca più grande poi ha veramente vantaggio, nella no? Nella maniera più assoluta, come diceva Mauro, poi il campo che abbiamo nel Tiguglio è assolutamente particolare... Uh, ritengo anche avere a bordo, uh, nel caso specifico, ad esempio, Pietro Dalì, che, 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 che è di quei posti ed un altro campionissimo italiano, uh, su Ita 102. Insomma, avere anche qualcuno che conosce meglio degli altri ogni singolo scoglio, ogni singola raffica in determinate condizioni possa essere, possa essere in certe situazioni determinante perché nei vecchi zegna in tante altre regate ne abbiamo viste succedere di tutti i colori, a Portofino ripeto non è detto poi che la barca più veloce arrivi anche prima in reale perché è un campo di regata irregolare ed è il bello anche del nostro sport non c'è dubbio, il fatto che sia piuttosto imprevedibile abbiamo un altro ospite con Silvia Mesturini dallo studio Portofino di Primo Canale, Silvia a te Matteo, sì, sono qui con il presidente dello Yacht Club italiano, Girolamo Bianchi. Buonasera, siamo pronti buonasera, per buonasera. questa buonasera. nuova edizione, questa nuova quattro giorni di regate qui da Portofino. Certo, pronti a partire, con l'entusiasmo di sempre. E tutto lo staff è pronto. Quest'anno abbiamo, nel, nel abbiamo anche primo canale, come l'anno scorso. E quindi ci aspettiamo anche quest'anno bellissime immagini di queste bellissime regate. Già dalle immagini dell'anno scorso abbiamo visto veramente un borgo stupendo, un golfo e poi... È eh, un'emozione unica vedere le barche veleggiare e andare. Che cosa ci si aspetta da quest'anno anche con un tempo magari un po' diverso? Beh Sarà certamente diverso quest'anno perché le condizioni meteo non sono così soleggiate, sfortunatamente, però ci sarà vento e quindi quella è la cosa più importante per i regatanti. Il vento è un, è un must, è un sine qua non. Poi vedremo, speriamo di non prendere troppa acqua. Penso che un po' ce la prenderemo. Ecco, quando le condizioni meteorologiche sono un po' avverse, però appunto c'è vento, quindi si può regatare com'è lo spirito di squadra, che cosa succede nella barca. Ma diciamo che quando ci sono condizioni più dure si chiacchiera meno in barca e si lavora con più attenzione, proprio anche perché poi queste barche che sono molto grandi, possono essere anche molto pericolose. Cioè basta un attimo di disattenzione e si possono fare o danni all'imbarcazione o cosa che è molto peggiore, danni alle persone. Quindi quando le condizioni sono dure, ci vuole grandissima concentrazione, ogni membro dell'equipaggio deve fare esclusivamente il suo compito, farlo con attenzione, concentrato in ogni momento. E saremo pronti ovviamente a raccontare anche questo, i nostri operatori andranno anche a bordo della, di una barca da regata, una barca d'appoggio poi li seguirà, quindi le immagini saranno assolutamente fantastiche, lo garantiamo già da adesso. Certo, l'anno scorso, dicevo prima, eh, ho incontrato dopo le regate di Portofino un'altra manifestazione, una giornalista americana di Coppa America che era rimasta bloccata dal lockdown a Oakland e mi ha ringraziato per le bellissime immagini in streaming che lei aveva potuto seguire e, e l'avevano alleattata un po' durante quel periodo così buio. Quindi quest'anno speriamo che sia lo stesso, meno sole ma immagini emozionanti sicuramente anche quest'anno. E anche quest'anno, così intanto poi rilanciamo anche la parola allo studio, Nicolò Caffarena. Lo vedremo su qualche imbarcazione oppure sarà qua con noi? Non lo so. Penso che quest'anno sia con voi, Nicolò. Ma Beh, no, ce lo facciamo dire da te È perché io lo so come fa lui che dice così perché davanti al presidente gli avrà assicurato: Ma sì, presidente, no, non preoccuparti, sarò eh, nell'organizzazione. Poi di solito. Cinque minuti prima della partenza non lo si trova più e lo, 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 si, lo si vede no, in qualche no, barco. Quest'anno non è una promessa al presidente, è una promessa a un'altra persona, e quindi sarò a terra e eh, sicuramente, ripeto, ci sono, ma non sarò in mare perché. Sarò a terra? A terra. Eh, confermo. Confermo. Manterrò la indagare. promessa cioè, e ci sono dei buoni motivi. e cioè. Sarò a terra, ma eh, con piacere eh, vi seguirò da terra e vedrò il detto le quinte de della regatta una volta tanto esatto esatto, eh, a malincuore ecco. allora siccome abbiamo sentito molto parlare di meteo eh, la nostra Elisabetta Biancalani ha incontrato il comandante della um, Capitaneria di Porto, di Portofino e sentiamo che cosa uh, le ha detto uh, il, il comandante Sanna eh, che appunto ha, ha spiegato quali saranno le condizioni del tempo nel corso delle prossime ore che sa appunto caratterizzato da condizioni incerte, possiamo dire così. Betta. Tutto è pronto a Portofino per le grandi regate di primavera da venerdì a lunedì 25 aprile in diretta su Primo Canale. L'esito, la spettacolarità di queste regate dipende fondamentalmente dal mare e dal vento. Comandante, cosa c'è da aspettarsi in questo senso? Beh. Innanzitutto avranno in uno splendido scorcio che è Portofino e quindi speriamo siano belle e competitive e belle eh, regattate. Diciamo che le condizioni meteo sul Tiguglio, in particolare sul Golfo di Genova, sono così altalenanti. Avremo sicuramente un nord-ovest che gira un po' a Libeccio, quindi a sud-ovest, con un mare, un'altezza d'onda che arriverà a un metro, un metro e Quindi un mare mosso, un vento sui 15 nodi, diciamo che dovrebbe andare bene per, per le barche, quindi per, chi, per i regattanti. Avremo sicuramente una nuvolosità diffusa e soprattutto sabato e domenica degli scrosci d'acqua anche abbastanza diciamo, importanti, però per chi va per mare, per chi regata, l'acqua, la pioggia non dovrebbe essere un problema. Quindi diciamo che le condizioni meteo dovrebbero essere ottimali assolutamente per questa splendida manifestazione che sono le regate di, di primavera. Beh, insomma, va bene. Dai, il tempo andrà bene. Poi io sono fiducioso, mi sento che l'acqua sarà soprattutto sotto e non sopra. Poi magari mi sbaglio, io ma sai la mia scaramanzia. Sì, eh, sì. quindi Non dico non niente, dici nulla. Però, insomma, non dico eh, comunque, sì. sia il vero nemico. L'abbiamo imparato delle, delle regate: è l'assenza di vento. Quello è il, nemico, è, peggiore, è il nemico vero perché talvolta si può anche non andare, non, non partire in qualche modo. Senti, è un'organizzazione complicata quella di una regata così, regata, devo dire però, agevolata da un gruppo straordinario, intanto il, tutto il team del Club Italiano, ma le istituzioni in primis, Regione, Comune di Portofino, eh, Comune di Santa Margherita, eh, i partner, gli sponsor, in primis Rolex ovviamente, Belmond eh, Splendido. Uh, da quest'anno in maniera anche totale, banca passadore che è diventata anche parte dell'istituzione dello scribbo italiano, quindi diciamo come ho detto senza tutti questi uh, ormai mi fa piacere definirli amici, uh, non sarebbe stato possibile fare queste regate che uh, ricordo siamo tornati a fare dopo tanti anni, uh, intendiamo far ancora crescere l'anno scorso il Covid, questa nostra situazione internazionale non facile, ma continuiamo a. A insistere perché riteniamo eh, possono ancora crescere. Stiamo anche lavorando, ma non mi storcerai niente di più. <ride> a un qualche cosa in più, sempre nel Tiguglio, con un altro tipo di, di barche. Un altro anno sarà un'altra grandissima manifestazione a cui abbiamo iniziato a lavorare già l'anno scorso, poi complice il COVID e tutto. Ma penso che mh, nei prossimi mesi potrebbero essere le ottime novità sul, sul 2023. Bene, non vediamo l'ora di conoscerle, intanto questo è un passaggio eh, della, della regata che mi è particolarmente caro, è stupenda questa inquadratura dal drone, anche noi... Eh sì, non male, eh, non, dire, male. Dire, non male, non Penso male. pezzo di cuore è lì. Eh sì, però ha promesso e eh, quindi eh, non c'è niente, niente da fare. Eh, Silvia Mesturini, il tempo a nostra disposizione è sostanzialmente scaduto, però eh, ti lascio... Mh, non so se hai ancora il Presidente Bianchi vicino a te, allora magari diamo. Ah, c'è Emanuele Bassino, beh allora dobbiamo assolutamente dare a lui la possibilità di chiudere e di rilanciare l'appuntamento domani 10.45 in diretta su Primo Canale. Eh beh sì Matteo, parlavamo di organizzazione e quindi non poteva avere che la persona migliore per raccontare tutto il movimento che c'è dietro l'organizzazione. Nicolò ha già parlato dei vostri partner, però Yacht Club Italiano tiene molto a queste regate che danno il via alla stagione. Eh, ha già detto Nicolò molto bene, è un'organizzazione molto complessa che implica mesi e mesi di, eh, di preparazione, senza il supporto dell'istituzione e degli sponsor questo non avrebbe potuto essere. Abbiamo avuto quest'anno qualche problema in più, è inutile ricordare che siamo comunque ancora in pieno Covid, per cui eh, molte imbarcazioni eh, hanno, hanno rinunciato, eh, pur avendo inizialmente dato una, una possibilità di presenza. Eh, siamo in tempo di guerra, quindi eh, molte barche sono ancora in cantiere. Eh, questo è il periodo in cui le imbarcazioni eh, finiscono i lavori invernali, entrano in mare e vengono a fare le prime regate. Difficoltà di approvvigionamento pezzi, piuttosto che del rallentamento dei trasporti ha fatto sì che eh, due o tre barche non abbiano potuto arrivare in tempo. Eh, abbiamo avuto un problema di due armatori ucraini <coughs> I cui figli normalmente regatano e oggi sono in guerra. È un mondo difficile quello È che stiamo vivendo in difficile. questo momento. Purtroppo anche il tempo non aiuta, questa sera avremmo voluto avere almeno tutta la banchina eh, piena. La, le previsioni di Risacca fanno sì che molti si sono eh, raggruppati su Santa Margherita, dove c'è un bellissimo spettacolo di barche dai 18 metri in su e veramente magari. E da andrete, domani questo andremo, però da domani anche qui a Portofino ovviamente lo spettacolo ci sarà, noi siamo felici di portarlo anche a tutti gli spettatori, lo ricordiamo, anche l'anno scorso una diretta che è uscita dall'Italia perché poi l'amore per la vela è di tanti e assolutamente il Yacht Club italiano organizza manifestazioni veramente prestigiose. Quindi Matteo Nicolò, ci vediamo domani qui da Portofino. Molto bene, ci vediamo domani. Grazie Silvia, grazie Emanuele Bassino. Eh, non vedo l'ora di vederle eh, in gara queste barche, di vederle in mare. Poi insomma, lo sa Nicolò. Io l'ho sempre detto: preferisco le, le belle signore, le barche da crociera. Immagino già, poi mi piacciono certi aneddoti su certe cose che si fanno in barca. Però poi è ovvio anche che i mostri, cioè quelle barche strepitose che sono state pensate per andare veloci, che magari all'interno sono dei gusci quasi vuoti perché devono pesare pochissimo, sono oggettivamente poi anche un po' il valore aggiunto delle regate agonistiche di questo no, livello. La fascia non l'hanno tutte, voglio dire, quelle più performanti e quelle meno perché magari hanno un'eleganza che le più performanti non hanno. A proposito di aneddoti... La novità anche di quest'anno è avere il commento tecnico di Mauro Pelaschie che, ripeto, la sua carriera parla da sola, ha commentato tante Coppe Americhe che tutta l'Italia ha visto con eh, Luna Rossa, ma Mauro ha degli aneddoti di, di, di vita, di regate in mare, non uno su tutti, voglio dire, l'equipaggio italiano eh, che partecipava alla Whitbread ormai quasi 30 anni fa era stato dato per morto anche dai telegiornali eh, nazionali, eh, hanno rischiato un naufragio al Polo Sud, Mauro in particolare, Pietro Dalì, Giulio Romanengo, Liguri hanno salvato la barca e l'equipaggio quando ormai erano andati per morti in condizioni assolutamente estreme facendo le robe che lascio a Mauro eh raccontare sì, domani, domani ce raccontare. però sono cose notevoli, notevoli. notevoli, 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 notevoli. notevoli. Grazie Nicolò, grazie Nicolò Caffarena. Grazie a voi. Eh, questo è soltanto l'aperitivo. Da domani i piatti forti di questa nostra quattro giorni dedicata alle regate, da domani a lunedì, lunedì pomeriggio eh, dopo le gare, le premiazioni e noi naturalmente vi aspettiamo in diretta. Domani 10:45 con la grande vela, grazie allo Yacht Club Italiano. Ci vediamo domani.